Siamo con il dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, per il consueto appuntamento settimanale dedicato alla nutrizione e al benessere. Oggi vi parlerà del pepe nero. Dottore, ci può elencare le proprietà di questa spezia? Sì, esatto, il pepe nero infatti è una spezia tra le più antiche e più utilizzate. Deriva da una pianta di grandi dimensioni, rampicante, appunto della famiglia delle piperacee, che produce, diciamo, delle drupe con all'interno un seme. A seconda del periodo di raccolta e della modalità di preparazione possiamo avere diverse varietà di pepe, quindi abbiamo il pepe nero, ma anche il pepe verde, bianco e rosso, mentre il cosiddetto pepe rosa, che anche esso viene molto utilizzato, in realtà è un falso pepe perché deriva da un'altra pianta. Come per tutte le spezie, il consumo reale che si fa di pepe è veramente molto modesto, per cui dire che per 100 grammi ci sono circa 250 calorie lascia un po' il tempo che trova, però possiamo dire che sicuramente è una spezia ricca di sostanze antiossidanti, di sali minerali e vitamine. Soprattutto contiene un alcaloide chiamato piperina, che è appunto la responsabile del gusto piccante dell'aroma del pepe, a cui diciamo sono stati dedicati molti studi che le hanno attribuito proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e anche antitumorali. Tra le altre proprietà ricordiamo le proprietà digestive, perché stimolano la produzione di succhi gastrici. Uno studio ne ha dimostrato la capacità di inibire la formazione di tessuto adiposo, quindi può essere il pepe utilizzato anche all'interno di diete ipocaloriche, anche perché utilizzare il pepe ci permette di utilizzare meno altri condimenti, fermo restando che però per esempio per chi soffre di pressione alta anche il pepe comunque contiene sodio. Altre proprietà sono proprietà diciamo antidepressive, perché il pepe stimola la produzione di endorfine a livello cerebrale. Inoltre la piperina si è dimostrata capace di aumentare la biodisponibilità di alcune sostanze, come ad esempio la curcumina, il resveratrolo, alcune classi di farmaci. Per le sue proprietà piccanti, il pepe nero potrebbe avere degli effetti collaterali, magari per chi ne fa un consumo eccessivo? Sì, assolutamente. Viene, diciamo, sconsigliato per chi soffre di disturbi gastrici, quindi gastrite, ulcera, reflusso gastroesofageo, ma anche per chi, per esempio, soffre di emorroidi o ha avuto delle operazioni a livello del tratto intestinale. Inoltre è anche sconsigliato per chi, per le donne, diciamo, in gravidanza e in allattamento. In ogni caso, comunque, è preferibile sempre utilizzarlo in grani piuttosto che macinato e di aggiungerlo sempre a fine cottura dei pasti in modo da conservare, insomma, tutto l'aroma del pepe. Grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la nutrizione e il benessere torna la prossima settimana.